Quindi, dopo aver visto le impostazioni sulla privacy qui, ovvero abbiamo visto prima le varie tipologie di privacy, andiamo a vedere che cos'è Ubuntu One. Ovvero, vi ricordavate che dicevamo che Linux Ubuntu 12.10, ultimissima versione, è molto social, ovvero va a braccetto con i social network? Bene, è anche cloud, che vuol dire? Parla come mangia, parla italiano, vuol dire che ci mette a disposizione ben 5 GB di spazio con questo servizio Ubuntu One che sta caricando nel nostro caso, ovvero per sincronizzarci i programmi e le cartelle del nostro sistema operativo Ubuntu in totale sicurezza. Linux è sinonimo di sicurezza, tutto criptato. Noi ci siamo già registrati. Nel caso in cui non siate registrati al servizio Ubuntu One, come non lo eravamo noi fino a pochi giorni fa, basta che cliccate su Ubuntu One e ad ora in inglese, piuttosto che mettere sign in, ovvero entra con un account già esistente, mettetevi sono un nuovo utente, quindi seconda opzione, in basso, registrami. Vi verrà chiesto un nuovo utente e una password, vi verrà spedita un'email con un link da cliccare e a quel punto, rientrando su Ubuntu One, farete come stiamo facendo noi, ovvero vi registrate, mettete email e password e a questo punto Ubuntu sta trasmettendo ai suoi server sicuri con il cloud, quindi via internet, le informazioni. Dopodiché potremo selezionare i folders, ovvero le cartelle da sincronizzare. Possiamo sincronizzare anche musica, possiamo sincronizzare programmi, qualsiasi cosa. Quindi intanto lasciamo un'icona, intanto che sta facendo il suo, vedete? Beh, in realtà sta ottenendo le informazioni di sistema. Se facciamo avanti possiamo decidere cosa sincronizzare. Ad esempio potremmo sincronizzarci il desktop, magari i nostri video, le nostre foto, la musica e i documenti. E quindi possiamo fare anche finish ed ora sta trasmettendo il tutto. Abbiamo fino a 5 GB di spazio gratuito. Quindi mettiamo icona intanto che ci sincronizza. E a proposito di sincronizzazioni e internet, una cosa interessante è il backup. Quindi sulla barra delle opzioni alla vostra sinistra, questa è la dash, cartelle, Firefox e roba varia, andiamo a vedere il backup che è importantissimo. Questo backup che può essere gestito in maniera automatica, giornaliera, settimanale o mensile è sempre collegato, non a caso, al nostro account Ubuntu One. Una delle caratteristiche e vantaggi principali di Ubuntu 12.10 è che tutto è gestito in maniera centralizzata. Quindi se avete il vostro account di 5 giga di Ubuntu One, cliccando Sign in into Ubuntu One, parla come mangi, ovvero cliccando guarda, entra dentro il mio account Ubuntu, ci chiede la password giustamente per proteggere il nostro backup e quindi possiamo mettere una password che dobbiamo confermare. Show, no, ve la mostro, ricordala, possiamo anche dire di sì, trasciniamo in alto, facciamo continua. Ecco qua che a questo punto sta creando il primo backup online sul nostro account Ubuntu. Qui possiamo vedere anche i dettagli di quello che sta facendo. Vedete, sta facendo il backup di video ripetizioni che è il nome del mio account su Ubuntu, ovvero di questo sistema operativo attuale, di Firefox, Mozilla, Pulse e via dicendo. In basso possiamo scorrere, tutto trasparente. Vedete, stiamo backupando il nostro sistema operativo. Questo backup è carino perché può essere schedulato, cioè programmato in maniera automatica, settimanale, giornaliera, mensile, il tutto fino a 5 giga di spazio, o secondo me anche di più, anche perché poi vediamo, insomma, vediamo quanto spazio ci concede. Sappiamo che Ubuntu One di default ci concede 5 giga, però di cloud, quindi di musica, film, foto e via dicendo. Il backup del nostro sistema operativo dovrebbe essere non limitato, ci informiamo, anzi se qualcuno magari lo sa ce lo dica. Quindi da qua in basso, da questa cassaforte, vi verrà chiesta un'ulteriore password criptata secondo un algoritmo che in teoria dovrebbe essere l'MD5, comunque è un algoritmo molto ma molto sicuro, tant'è vero che se perdete la password avete perso tutto. E adesso stiamo effettuando il backup, quindi non chiudiamo ma mettiamo icona.
Quindi sulla prossima video ripetizione vediamo gratuitamente sempre come aggiornare il nostro sistema operativo e iniziamo a vedere come scaricare programmi gratuiti. Quindi, intanto che Ubuntu One sta sincronizzando, scusateci, abbiamo aperto la musica, sta sincronizzando le informazioni del nostro sistema, quindi tramite 5 GB di cloud, intanto che stiamo facendo il backup del nostro sistema operativo, vedete? Possiamo mettere pure qua, vi salutiamo e vi diamo appuntamento successivamente alla prossima video ripetizione per iniziare a gestire gli aggiornamenti del sistema operativo, dei programmi e scaricare i programmi. Grazie per l'ascolto, ciao a tutti.